Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Titanic, la nave, la leggenda. In questo video tutorial andremo a fare l'unboxing del fascicolo numero 111, unboxing veramente importante perché all'interno troviamo l'ultima sezione del fondo dello scafo, veramente importante ragazzi, completiamo tutta questa parte dello scafo, poi mancherà soltanto un fascicolo per completarlo definitivamente, veramente spettacolare. Siete pronti con questo unboxing? Iniziamo, vai! Titanic. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Titanic, al nostro video, e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti. Andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino di Mazinga Z. Stiamo lavorando su due fronti, ossia sulla base espositiva del modellino, che è allineata con le uscite in edicola, e poi con la costruzione in parallelo del modellino dopo aver recuperato tutti i fascicoli precedenti. Quindi ragazzi, non vi perdete la costruzione di Mazinga Z perché al termine sarà veramente uno spettacolo, mi raccomando andatelo a vedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è giorno buono per fare modellismo. Iniziamo. E visto che parliamo di scafo, andiamo a farci una panoramica dello scafo del Titanic. Allora, diciamo che al termine del video ci faremo una panoramica di tutto il fondo dello scafo, quindi andiamo a vedere questo gioiellino come si presenta dopo aver montato tutta la parte del fondo. Quindi sarà veramente uno spettacolo, non solo, andremo a fare anche un'altra panoramica del modellino completo di tutti i suoi gruppi assieme, ossia tutti i ponti, ponte sovrastruttura. Andremo a montare anche le due motrici all'interno della sala macchine, vedremo in funzione le due eliche, quindi ci faremo un attimo una bella visuale di questo modellino e così per tutti i prossimi video man mano che andiamo avanti con le fasi di assemblaggio, perché è veramente un piacere vederlo crescere piano piano, fascicolo dopo fascicolo, e questo è proprio il bello del modellismo da edicola secondo me. Allora ragazzi, questo è quello che abbiamo assemblato nel tutorial precedente, quindi abbiamo completato tutta la parte finale della poppa del modellino, quindi la parte dello scafo e la parte della carena, ed ecco qui l'ultima parte del fondo che a breve andiamo ad assemblare. Poi molto interessante, nel prossimo video tutorial andremo a montare questa ultima parte dello scafo, non vedo l'ora ragazzi, guardate che bello. Ok, dopo questa piccola panoramica direi che possiamo iniziare con le nuove fasi di assemblaggio. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 111 del Titanic, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Allora, diamo subito uno sguardo all'ultimo pezzo dello scafo, ecco qui la sezione di poppa dello scafo. Cioè guardate che geometria, cioè ragazzi, spettacolare questo pezzo, non vedo l'ora di assemblarlo. Si continua all'interno del fascicolo con i giganti dei mari, dedicato alla Ceramic, una nave affidabile, foto d'epoca, veramente interessantissimo. Ancora con la storia del Novecento, andiamo quindi a vedere questa piccola fase di assemblaggio, però un grandissimo passo avanti per il nostro modellino, l'ultima sezione del fondo. Assemblaggio veramente semplicissimo, quindi lo andremo a inserire e lo andremo a fissare con le viti che abbiamo ricevuto. Ed ecco qui la panoramica che vi dicevo prima, non vedo l'ora di vedere lo scafo capovolto per farci un'idea dell'oggetto praticamente completato. Ok, iniziamo.
E come al solito andiamo a verificare l'ultima sezione dello scafo come è stata realizzata. Quindi andiamo a vedere che la verniciatura sia perfetta in ogni sua parte, non ci sono graffi. Devo dire ragazzi che per i miei pezzi dello scafo fino ad ora tutto perfetto, verniciatura perfetta, nessun graffio, quindi devo dire che è andata veramente bene. Eccolo qui il pezzo, ovviamente realizzato in presso fuso di alluminio, e queste sono le varie torrette che utilizzeremo per il fissaggio con le sezioni adiacenti. Ok, procediamo. Andiamo quindi a capovolgere lo scafo del Titanic e andiamo a posizionare in corrispondenza di questi fori l'ultima sezione dello scafo. Allora, vediamo se tutto combacia perfettamente. Andiamo a far calzare tutti i perni. Ecco qui, ragazzi, bisogna premere un po' e ci siamo. Ecco fatto. Ok. Adesso ci spostiamo a lavorare nella parte interna dove andremo a utilizzare, pensate, 13 viti PM per il fissaggio di questa sezione. Procediamo. Ed eccoci all'interno dello scafo. Procederemo con il fissaggio delle prime 3 viti con la sezione adiacente della chiglia e poi andremo a fissare altre 5 viti per lato, quindi 5 viti sul lato destro e 5 viti sul lato sinistro. Questa operazione non ve la faccio vedere, tanto è molto semplice. Per fortuna abbiamo ricevuto delle viti con la testa a croce, finalmente ragazzi, che ce la facevo più ad avvitare viti a brucola, e quindi con queste facciamo un'operazione molto veloce. Ok, procediamo e poi ci facciamo una bella panoramica della parte interna dello scafo e di quella esterna. Ed ecco come si presenta lo scafo dopo aver assemblato l'ultima sezione del fondo. Guardate che bello, facciamoci una panoramica di tutta la parte interna dello scafo, ragazzi, veramente fantastico. Adesso lo capovolgiamo e andiamo a vedere dall'esterno come si presenta lo scafo. Facciamoci quindi una panoramica dall'alto in modo tale da poterlo inquadrare tutto. Ragazzi, guardate quanto è grande lo scafo del Titanic. Allora, io ho messo anche il metro lì a fianco, quindi andiamo a vedere quanto è lungo questo scafo. Facciamoci quindi una panoramica partendo dalla prua, procediamo fino alla poppa del modellino. Eccolo qui. Ah, ragazzi, ovviamente come pezzo dello scafo manca anche questa sezione che sarà la parte quella rimovibile che ci permette appunto di accedere all'interno della sala macchine. Eccoci arrivati alla fine. Come possiamo vedere, l'ultima sezione del fondo perfettamente allineata al resto delle sezioni. Guardate che bello, ragazzi, è veramente spettacolare. Andiamo a vedere la lunghezza. Allora, come sapete, lo scafo il Titanic sarà lungo, se non ricordo male, 1,34 m. Infatti qui manca quest'ultima sezione che poi sulla parte più sporgente appunto avrà una sporgenza, quindi dovrebbe essere 1,34 m. Veramente una bestia di nave, veramente gigantesca, e anche più lunga, quindi più grande della Bismarck che sto assemblando, che se non erro è lunga 1,25 m. Eccola qui, spettacolare. Ok ragazzi, adesso andiamoci a fare una panoramica di tutto il modellino. E questo è il modellino completo delle due motrici, la parte interna dello scafo, ecco qui la sezione del fondo, praticamente tutto coperto, guardate che spettacolo. E queste sono le 3 eliche del Titanic
in funzione. Guardate che spettacolo questa panoramica. Anche se il rumore della motrice devo dire che è abbastanza elevato. Procederei con l'aggiunta di grasso, comunque di un po' di vasellina, per andare a silenziare il rumore generato dalla rotazione delle due motrici. È veramente tanta roba che ruota, ragazzi, veramente tanta. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Chiudiamo quindi in bellezza con una panoramica completa del modellino del Titanic. Mi raccomando, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutti i nostri modellini. Facciamoci una vista dall'alto di questo spettacolare modellino che ormai si sta dirigendo verso le fasi finali dell'assemblaggio. Mancano veramente pochi fascicoli. Ok ragazzi, io vi lascio con questa panoramica e ci vediamo sul canale con i nuovi video. Ciao!